Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui per un nuovo gameplay di Just Nerd. Quest'oggi andremo a giocare a Nova Drift, questo nuovissimo gioco che ci trasporta nello spazio, in un action RPG appunto spaziale che richiama moltissimo i vecchi giochi arcade. Partiamo subito, andiamo a scoprire cosa ci porta questo gioco. Non iniziando il gioco direttamente, ma andando a vedere le potenzialità di questo videogame. Entriamo nella pagina Sblocchi Unlocks e andiamo a scoprire che ci sono un sacco, ma davvero tantissime modifiche possibili per la nostra astronave, perché noi andremo a pilotare una navicella spaziale per sconfiggere un sacco, una marea di nemici e progredendo così nei vari livelli. Non ci sono, o al momento non c'è una vera e propria missione da compiere, ma sono un livello dopo l'altro, un'ondata dopo l'altra di nemici che noi andremo a sconfiggere man mano potenziando, come potete vedere con tutti questi vari moduli, la nostra navicella spaziale. Tanti sono sbloccati, alcuni sono già stati sbloccati da me perché ho provato prima questo gioco. Ma torniamo al menu precedente e iniziamo a vedere com'è il gioco dopo aver visto quali sono tutti i vari avanzamenti possibili. Qui abbiamo la scelta della tipologia di gioco, può essere pratica, appunto, eccola qui sopra, dove ci spiega che appunto le onde saranno più lente, con meno danneggiamenti, serve per impratichirsi un pochettino con il gioco. Infinito, dopo l'ultima battaglia, il gioco continua finché tu non vieni distrutto. E poi ci sono tantissime altre potenzialità che verranno sbloccate. Lasciamo così, partiamo in questa maniera. Nella prova che avevo fatto, già avevo sbloccato la Danger Zone, dove appunto se noi abilitiamo questa funzione, le onde saranno molto più veloci e i nemici arriveranno molto più frequentemente. Togliamolo, partiamo in maniera molto molto easy. Sotto appunto vedete lo score bonus e bonus esperienza che cambia in base alle difficoltà che noi scegliamo. Ovviamente così è molto più alto, così non cambia assolutamente e neanche così. Perfetto. Quindi solo le challenge mode ci fanno cambiare la lettura dei punteggi. Iniziamo, ecco qui la nostra astronavina che continua a viaggiare imperterrita. I nostri tasti sono semplicissimi, soprattutto con un gamepad. Il tasto sinistro ci permette di accelerare, mentre invece quello destro di sparare. E cominciano ad arrivare i nemici, prima ondata. Perfetto. La prima ondata è abbastanza leggera, dove ci sono asteroidi da distruggere e piccoli nemici. E partiamo con appunto la prima ondata. Direi che questo che vedete, lungo, gigantesco, biscione enorme, è un cargo. È un cargo che viene sbloccato dopo le prime due o tre partite e permette di ricevere potenziamenti. Perché? Perché durante il gioco, come vedete adesso la mia astronavina adesso è color arcobaleno, che continua a cambiare mille colori, progredirà. Infatti, cosa che non ho ancora fatto, sperando che di non venire distrutto prima, non ho potenziato la mia astronave. Dopo aver distrutto un po' di nemici, vedrete apparire la scrittina Upgrade. Eccoci qui. Siamo nel menu Upgrade, che ci comparirà ogni volta che abbiamo distrutto un tot di nemici, avremo raccolto un tot di bonus, e potremmo sviluppare ulteriormente la nostra astronave. In alto a sinistra potete vedere la configurazione base, la tipologia della nostra astronave, la tipologia di colpi e di scudo. Ora, noi in questa prima scelta possiamo cambiare il tipo di arma, una granata, una flak o un impulso. Dopo
Vediamo, vediamo cos'è che andiamo. Andiamo con questo qui che magari disperde più. Di fianco ovviamente avrete tutti i dettagli sulle singole armi che andrete con calma a leggervi. Scegliamo intanto questa tipologia. Scudo. Abbiamo la possibilità di scegliere che scudo utilizzare. Questo qui è rimbalzo, ok. E la tipologia di astronave. Allora, possiamo andare con assalto, questo qui sentinella, o questa qui diminuisce un po' lo scudo, però c'ha, ma sì, dai, teniamo questa. La nostra navicella infatti è cambiata e abbiamo anche un nuovo tipo di sparo, molto più lento, ma con molti più colpi. Sperando che, sì, dai, per il momento è abbastanza funzionale. Ok, l'importante è continuare a muoversi. L'importante è distruggere i nemici. Sotto abbiamo due barre, una azzurra e una rossa, che ci danno l'energia vitale. Distrutto lo scudo, molto male. Meglio scappare. Ok. Lo scudo ovviamente poi si ricarica e vediamo se riusciamo, ok, a entrare nel menu per andare avanti con le personalizzazioni. Ora abbiamo a disposizione i mod. Eccoli qui. Quindi possiamo scegliere tutto quello che vogliamo aggiungere alla nostra astronave, dalla tipologia di colpi piuttosto che alla velocità, al tipo di scudo o gli effetti che può avere lo scudo. E sulla destra abbiamo le varie evoluzioni delle nostre scelte. Quindi se noi scegliamo ad esempio questa modifica qui agli spari che ci aggiungono due proiettili e tante altre caratteristiche, poi avremo la possibilità di scegliere successivamente uno degli altri due potenziamenti. Cominciamo con scegliere questo, vediamo. È infatti abbastanza più potente. Direi che lo sparo cambia parecchio. Andiamo a distruggere un po' di asteroidi in attesa della prossima onda. Quei puntini bianchi, eccolo lì che è appena arrivato, che si avvicinano a noi, sono quelli che ci danno la possibilità di. Questo qui è tosto, eh. Questo qui è tosto. Anche perché crea quei mostriciattoli lì. Che ci mettono poco a distruggere la nostra astronave. Ancora un colpo, meglio aggiornarsi. Eccoci qui di nuovo. Come dicevo prima, avevamo scelto lo sparo triplo e come vedete adesso con questo qui ci fa proseguire lungo quell'albero. Quindi possiamo scegliere questo qui e cambiamo anche qualcos'altro. Facciamo rigenerazione oppure la velocità dei proiettili e qui poi le scelte sono infinite. Oppure si può anche cambiare il tipo di sparo, o lo scudo o il tipo di navicella. Potete scegliere voi cosa fare, se fare un upgrade oppure cambiare la disposizione della vostra astronave, perché magari lo sparo piuttosto che lo scudo non vi piacciono. Mettiamo questo qui, che ci rigeneriamo col tempo se per caso cominciano a essere un po' troppi nemici. Ah, c'era un cargo, niente, l'abbiamo perso. Distrutto appena in tempo. Questi qui schivano. Molto bene, però la rigenerazione mi sembra anche abbastanza veloce. Questi qui sono abbastanza. Molto male, molto male. Meglio evitarlo un'altra volta. Wow, entriamo subito in una modalità
modifica e andiamo ad aggiornarci un'ultima volta con questa impostazione, così abbiamo tutta la scala. Quindi andiamo a cambiare l'accelerazione cinetica piuttosto che lo scudo, questo qui. Ok, allora rigeneriamo anche lo scudo in modo che sia più veloce, ci protegge un po' di più. Abbiamo un ulteriore upgrade. Allora andiamo ad aggiungere questo qui. Perché per gli spari potremmo mettere anche questo volendo, che va. Ce n'era uno. Oh, questo qui, la velocità di fuoco, dai. Magari. Che botta, meno male che rimbalzo. Niente da fare. E qui cominciamo a avere un nemico. E dai. Abbiamo preso uno sparo abbastanza potente, quindi andiamo subito a modificarci, intanto che abbiamo un attimo di pausa. Qui abbiamo un aumento ulteriore, è meglio prenderlo. Che più? Direi di sì, eh. Direi che è bello potente adesso. Soprattutto con questi qui. Esatto. E riusciamo a spostarci anche velocemente un cargo. Così almeno prendiamo un po' di. Questa è stata tosta, meglio spostarsi. Almeno finché non si ricarica lo scudo. Ok, e andiamo a potenziarci prima che arrivi il boss di fine livello. Questa qui. Rallenta nel momento in cui, però, aumenta sempre di più. Abbiamo due upgrade, possiamo sfruttarli al meglio. Possiamo prendere questo qui e ho anche lo scudo. Allora direi di potenziare questo e vediamo poi come sistemare il tipo. Ma sì, dai, come ricarica di scudi e energia dovremmo essere a posto. Cerchiamo di potenziare al massimo lo sparo, che almeno andiamo a distruggere. Rimbalziamo prima che ci attacchi. Ah, niente, come non detto, non avevo visto il maledetto asteroide che mi ha colpito. Comunque, finisce qui la partita, almeno è durata relativamente poco. Nel momento in cui finisce la partita, in base al punteggio ottenuto e quanto avete fatto durante il gioco, si sbloccheranno ovviamente nuove mod e nuovi alberi. Ad esempio, si sbloccherà questo qui della stabilizzazione. E basta. In questo caso si è sbloccato solo questo qui, come non detto. Nel frattempo, possiamo inserire le iniziali appunto per la nostra classifica personale finché non ci sarà una classifica online e ricominciare da capo il gioco. Ci riporta al menu iniziale. Negli sblocchi ovviamente sarà comparso anche, eccolo qui, la stabilizzazione come albero di potenziamento e si sbloccheranno man mano tutti questi, comprese le super mod e tutte le varie tipologie di astronavi, di spari e di scudi. Torniamo indietro e si conclude qui in maniera molto semplice e veloce, lasciando a voi il gusto di provare questo simpatico arcade che ci riporta ai tempi delle sale giochi. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, così come seguite i nostri canali social, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Grazie a tutti per aver seguito questo gameplay e ci vediamo col prossimo gioco. Ciao!